Cosa significa fare ricerca giurisprudenza? Significa essenzialmente fare cose con parole. E il giurista lavora su queste parole con altre parole, interpretando, argomentando, definendo, classificando. Ma poi tutto questo, le parole, le astrazioni, hanno un'enorme ricaduta sulla vita concreta delle persone. Compito del giurista è appunto ridare corpo e vita a queste nozioni, cercando di coordinare in un complesso il più possibile organico e razionale le diverse fonti e confrontandosi con gli ulteriori formanti del diritto, le decisioni della giurisprudenza, l'andamento della prassi, le elaborazioni degli altri interpreti, proprio per appunto seguire il costante divenire di questo diritto che non ha una storia perché esso stesso è storia e appunto esperienza giuridica. L'attività di ricerca del Dipartimento è ricca e variegata. Nel 2023 sono stati finanziati 4 nuovi progetti di ricerca di interesse nazionale PRIN che verranno sviluppati nel corso del prossimo biennio. Varie le tematiche di ricerca, dal diritto bancario alla regolamentazione della pubblicità online alla disciplina del pluralismo religioso. Tutte tematiche di estrema attualità che verranno esaminate anche in chiave multidisciplinare. A ciò si aggiunge un finanziamento recente di un modulo di ricerca Jean Monnet che verterà sui diritti di cittadinanza nell'Unione Europea. E questo conferma una linea consolidata del Dipartimento che nel corso degli ultimi anni ha diretto e coordinato già altri 2 moduli Jean Monnet, nonché 2 progetti di ricerca della stessa linea di finanziamento. Numerose sono le collaborazioni internazionali del Dipartimento con altre università straniere in Europa e in tutto il mondo. Punto di forza del Dipartimento resta la stretta collaborazione con la Facoltà di Legge dell'Università di Oxford. È stata di recente attivata in particolare una convenzione che consente la mobilità degli studenti del Dipartimento ai fini del conseguimento del diploma in Legal Studies presso questa prestigiosa università inglese. In un mondo sempre più articolato e complesso, dove la combinazione dei saperi spesso rappresenta l'unica chiave di lettura realmente possibile, il Dipartimento dedica grande attenzione ad assicurare il carattere interdisciplinare della propria ricerca. Attualmente il Dipartimento sta portando avanti diversi progetti di ricerca che intersecano le materie giuridiche con quelle economiche e con i temi e problemi posti alle nuove tecnologie. Tra questi progetti vi è quello in tema di open banking, coordinato dal professor Palmieri, e quello sulla gestione delle crisi delle banche, attive principalmente con la clientela retail, coordinate per l'Università di Siena dalla professoressa Mecatti. Il Dipartimento sviluppa i rapporti con il territorio anche attraverso alcuni progetti che coinvolgono istituzioni e imprese. 2 esempi fra i molti possibili. Il primo è un progetto di agricoltura sociale coordinato per l'università dalla professoressa Carmignani, che è volto all'educazione ambientale e alimentare. Il secondo è un progetto coordinato dal professor Perini e che studia gli strumenti per contrastare la ludopatia anche in chiave interdisciplinare.